Il Biblio Motocarro nasce dall'amore e dalla passione che io ho per i libri, una passione che viene da molto lontano. Il primo libro che io ho letto è stato Fondamara di Ignazio Silone. Che non presi in biblioteca, non presi in una libreria che allora non c'era nel mio paese. Lo presi da una sorta di bibliobus. Quella idea di portare il libro dove ce n'era più bisogno, me la sono portata dentro per tanto tempo, per 50 anni devo dire. E il Biblio Motocarro nasce anche da lì. Oggi incontro la Quinta A, praticamente mi restituiranno dei libri e ne prenderanno altri, senza un registro dei prestiti. Però c'è una novità oggi, incontro anche dei vecchietti nella Piazza del Popolo, perché il mese scorso, fermandomi lì davanti al bar, ho incontrato appunto questi vecchietti, i quali mi hanno detto: maestro, ma vorremmo leggere anche noi. E allora è nata l'idea di regalare a questi vecchietti dei libri di vecchie scuole elementari. E perché? Perché si tratta di persone, di anziani di una certa età, che hanno per un motivo o per un altro lasciato, abbandonato la scuola, chi in terza, chi in quarta, chi in quinta. Questo è un bel sussidiario. Prego, prego. Voi che classe avete fatto? Che scuola avete fatto? Non ho fatto nessuna scuola. Nessuna scuola? Anche questo per lì, va bene? Non teniamo niente da lì. Magari si fa leggere la ragazza. Cioè, sono dei bambini. Sì, questo è un vecchio libro di seconda elementare. Di seconda elementare. Quando c'era la scuola. Esattamente, e ci sono tanti vecchietti che avendo abbandonato le scuole, chi in seconda, chi in terza, hanno un desiderio forte di ritornare. Esattamente, c'è quasi una voglia di legarsi a quel tempo passato. I libri bianchi? Sì! Abbiamo scritto belle cose. Il libro bianco è una cosa veramente suggestiva. Intanto mi piace dire che nacque da una proposta di una fanciullina. Proviamo la musica. A un certo punto sento dire: maestro, e se i libri li scrivessimo noi? Mi parve subito un'idea suggestiva. Mi offriva la possibilità di fare un laboratorio itinerante di scrittura, ma era anche un'altra opportunità, quella per il mondo della fanciullezza di raccontarsi e di raccontare. Voglio un mondo pieno di natura, di cui averne molta cura. Vorrei volare sul mondo con grandi ali e stare sempre a contatto con gli animali. Un castello grande, imponente, minaccioso, ci parla di una storia ormai passata. Una chiesa, un crocifisso, quasi vero, ti guarda, ti ascolta, ti parla di dolore e di amore. Si tratta di tanti autori di paesi diversi, il libro bianco è scritto da tanti ragazzini di paesi diversi, sconosciuti tra di loro, i quali leggendo diventano sempre meno sconosciuti. Il libro bianco è una sorta di terapia, è quasi una medicina per superare la solitudine e l'isolamento. Poi questo mondo, frutto di fantasia, pieno di bambini che vivono in allegria. Oh, caro. Bravo. Potete scegliere il libro che volete. Io vi suggerisco, ecco, la novità che vi ho portato oggi è un po' questa, Però scegliete voi, qui abbiamo tutta la letteratura per ragazzi. No, abbiamo preso due libri. Tutti in bici.
Io ho preso il giro del mondo in 80 giorni. Io il CD. Perché mi piace molto, perché è di avventura. A me i libri di avventura mi piacciono molto. Ho preso il gatto bianco, il gatto blu e la classe in viaggio. Io il ragazzo del parco e poi il grande ascensore di Cristo. E a legge pure partiamo come... Gli do ai miei nipoti a farlo leggere. No, non lo leggo io. Quando c'ho tempo lo leggo pure io. Io dovrei prendere Capitano Piccoli Brividi. Ma stanno qua. Brave. Io Piccoli Brividi. Brave. Brave. Capitano Piccoli Brividi. Stanno là Piccoli Brividi. C'è anche un'altra idea che ha portato al Bibliomoto Carlo, il mio sentirmi un po' maestro di strada. Ricordo che io ho fatto il maestro per 42 anni, ma mi piaceva anche, mi affascinava anche portare più scuola nel paese, più scuola nel quartiere, nel rione, nella piazzetta, nella strada. Ci siamo? Ci siamo? Sono tre i momenti belli, a proposito delle emozioni. Il momento dell'arrivo. Vedere questo slancio, questa corsa verso i libri è una cosa che colpisce. Vederli tuffati tra i libri e nei libri. E il terzo momento è quando vado via, che mi dicono: maestro, quando torno? Oppure maestro, vieni il più presto possibile. Sono tre momenti, tutti e tre belli, tutti e tre belli. Sì. Ci vediamo fra un mese.